Io ho avuto per anni un problema che secondo me hanno avuto diverse persone di cui non si parla spesso. Non riuscivo a resistere all'impulso di rubare cose, soprattutto a casa d'altri. Non riuscivo a resistere a questo impulso, come le amiche anziane della zia. Io, da piccolo, a 8 anni, quando andavo a casa dei miei migliori amici, dovevo sempre rubacchiare qualcosa, tipo il micro machine, cazzate, e poi andavo da mio padre a mentire sul ragazzino a cui avevo rubato. Dicevo cose orribili, dicevo: no papà, ti giuro, quello è un pezzo di merda, non voglio mai più andare a casa sua. L'ho visto che si scopava la mamma, te lo dico. E non so perché, non ho idea del perché si facciano queste cose, non so nella psicologia come si risponde a queste cose. Se, mi piacerebbe chiedere direttamente a Freud perché si fanno queste azioni, anche se le risposte di base di Freud sono da sempre le risposte di un adolescente volgarissimo. Qualsiasi problema tu abbia, non so, signor Freud, io non so perché devo rubare dei piccoli oggetti. La risposta è sempre: perché te li vuoi mettere nel culo? Anche fobie che non c'entrano niente, non so, io sono agorafobico, signor Freud, cosa mi dice? Che ti vuoi scopare tua sorella? Non è vero, allora me la scopo io. Quindi, non so perché l'ho sempre fatto, ho sempre rubato, sempre, sempre rubato cose, poi l'ho fatto nei supermercati. Rubavo, che ne so, le acciughe, me le infilavo dentro la manica della giacca, pezzi di caciotta al supermercato. L'ho sempre fatto finché a 25 anni non mi hanno beccato a Roma in un supermercato e vorrei dirvi che mi hanno beccato all'Esselunga, al Carrefour, alla Coop, al Bennet, al MD, non lo so. Qual è la peggior catena dei supermercati che c'è qua? Lidl? Lidl a confronto a quello dove sono stato beccato io è Italy nel 2011. No, no. Quale? Penny? No, 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 no. Tutta roba commestibile quella che mi state. No, 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 no. Io sono stato beccato in un supermercato molto, molto, molto più in basso. L'anello di congiunzione fra il raschiare con le unghie il fondo di un secchio della spazzatura e leccarle. E il comprare il fondo della spazzatura che qualcuno ha raschiato e pagarlo perché è stato pesato, quel posto si chiama. Non so se lo conoscete, non so se c'è qua in Toscana. È una catena di supermercati che si sviluppa da Roma, dal centro Italia verso il sud. Io non ho idea di chi sia l'uomo che ha creato il. Però mi piace pensare che semmai NAS dovessero averlo intercettato mentre parla con i fornitori, la sua voce più o meno sia questa. Ah, che me stai a mandare la Romania? Ah, mandami la Fanta che te fa cascare cazzo. Oh, no, non ti azzardare mai più a mandarmi il parmigiano. Io voglio tagliare il parmesano, quello tarocco, quello che state forfora, quello che state merda. Voglio ammazzarli tutti, sti bastardi. Ti metto tutto a 20 centesimi e li ammazzo, sti bastardi. È quel tipo di supermercato dove di solito si va da studenti fuori sede e ci vai per umiliare il coinquilino o la coinquilina che ha speso 5 euro in più al Carrefour quando torna a casa con le sue buste della spesa, lo guardi e dici: sei proprio un coglione! Guarda io! Con 2 euro! Certo, mi dirai, ieri ho cagato, la mia merda era frizzante. Avevo 25 anni, un giorno sono andato al. Sono entrato, dovevo comprare dei capperi per una tartare. Pensate che stronzo. Sono passato nella fila del banco dei salumi confezionati e a un certo punto, come un gatto, gli occhi hanno iniziato a sgranarsi perché ho visto una confezione di tacchino 20% fat free e non so perché l'ho presa, ho guardato a destra, ho guardato a destra, ho guardato a sinistra, me la sono messa dietro la schiena. Sono andato alla cassa, ho pagato i capperi, poi stavo uscendo, sono arrivato all'altezza dei sensori, ho fatto un passo e all'improvviso ho sentito una calda mano sulla spalla della guardia del. Che mi ha detto: mi fai vedere che c'è dietro la schiena per cortesia? E mi ricordo che ho pensato: finisce così. Andiamo alla cassa subito, grazie. Ora sarà entusiasta di sentire il mio accento. Certamente figa. Sono andato a pagare, il tipo ha detto: ce l'hai i soldi per pagarlo questo? Non ho avuto la prontezza di dire: no, no, mi spiace. Ho detto: oh, come no, 20 euro, boom, eccoli qua. Scusami, questa è una cosa.
che mi formerà il carattere, ne parlerò in terapia, non ti preoccupare. Grazie ragazzi, che figura, mamma mia. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Sono uscito con la coda dell'occhio, ho visto che c'erano due ragazzi di origine rom che stavano rubando dei pinoli, scioccati dal mio comportamento. Ma a questo ragazzo ci mancano proprio le basi, eh?